Che fortuna, dopo tante ricerche finalmente incontriamo il maestro Iannacci. Maestro, buonasera, buonasera. Posso disturbarla per parlare del disco nuovo? Ci parla di questo capolavoro, maestro? Maestro? Allora, intanto per chi non lo sapesse, il maestro Iannacci è un grande musicista, un grande compositore. Adesso direi un grande cantante con l'arrivo di questo disco nuovo. Sfogliando un po' le news su questo disco, vedo che ci sono delle ottime collaborazioni. Claudio Biso, Michele Serra, il maestro Bassi, Danti, Paolo Re, ma vedo anche il mitico J-Ax. Maestro, parliamo un attimo di Canterò, il brano che dà il titolo a questo disco. Penso sia un capolavoro di eleganza. Si è trovato bene col maestro Bassi? Sì. Con Michele Serra? Maestro? Almeno della collaborazione con J-Ax ci vuole parlare? Maestro, questo suo interesse a rap? Considera un po' il rap il nuovo bebop? Sì, considera il rap il nuovo bebop, esatto. E invece riguardo a Danti, alla sua collaborazione con Danti? Senta, il brano con Biso invece mi piace. Biso gli ha dato il testo, ma ha partecipato anche al brano. Chissà che risate, vero? Direi che la nostra intervista può anche concludersi così. Intanto la ringrazio moltissimo per il tempo che ci ha dedicato e spero davvero di vederla presto. Live. Sì, live, con le sue nuove canzoni, col nuovo disco. Maestro, grazie ancora, grazie mille. A presto, addio, addio.